12 anni, e questo è il lasso di tempo necessario fino ad ora per la creazione di un nuovo farmaco, meglio ancora se vaccino. Ora, grazie alla ricerca, questo tempo potrà essere ridotto notevolmente. Si lavora infatti per ottenere nuovi farmaci in un solo anno di ricerca. Per fare un farmaco ci vogliono circa 12 anni, è un investimento di diversi miliardi di euro. Grazie alle nuove tecnologie, quindi alle tecnologie che vengono discusse in questi centri qua, è possibile accelerare il processo di creazione di un farmaco, quindi dai 12 anni in media che di solito ci si impiega, si potrebbe tirar fuori un farmaco anche in un anno, come per esempio è successo per il Covid, per il vaccino della Pfizer, che è stato tirato fuori appena in un anno. Questo è un poster scientifico, perché qui siamo appunto nel centro studi Ettore Majorana del professor Zichichi. E quello che si fa qui è fondamentalmente si studia, o meglio ci si incontra con tanti scienziati da ogni parte del mondo, c'è gente che viene dall'Australia, dal Canada, dal Brasile, noi italiani abbiamo la fortuna appunto di essere di casa qui, e quindi ci confrontiamo un po' su quelli che sono i nostri studi, prevalentemente nell'ambito della, viene chiamata biologia strutturale o drug design, in italiano sarebbe la creazione di farmaci. Che è un argomento che negli ultimi 2 anni abbiamo imparato a conoscere molto bene, perché appunto grazie alle tecnologie che vengono presentate in questi centri qua si possono creare nuovi farmaci, soprattutto per problemi quali le pandemie, per esempio. Un risultato lusinghiero per tutta la comunità scientifica e per il centro studi Ettore Majorana di Erice, che da 60 anni accoglie scienziati e studenti da tutto il mondo, permettendo loro di confrontare le idee e crescere scientificamente oltre che umanamente. C'è gente che viene da ogni parte del mondo, cresciuta in modo diverso, con religioni diverse, modi di vivere diversi, quindi è sicuramente un arricchimento, io direi, prima umano e poi ovviamente scientifico, quello è fuori discussione. Dopo una settimana di lezioni e confronti serrati, i 120 studenti che hanno partecipato al corso si sono rilassati in una sorta di happening conclusivo tenutosi al chiostro di San Francesco, dove tra un sorriso e un gelato i ragazzi si sono confrontati sullo stato dell'arte delle loro ricerche. Poi c'è stato soltanto il tempo per i saluti e per darsi appuntamento al prossimo anno. È incredibile che sia già finito, sembra che abbiamo cominciato l'altro giorno e sono passati più di una settimana praticamente. Credo che sia andato molto bene, ci sono stati molti interventi interessanti da parte dei senior lecturers e delle persone più esperte nel campo, ma quello che mi è piaciuto moltissimo è che ci sono stati molti contributi da parte dei giovani, sia nello scambio di idee, sia nelle domande che hanno fatto alle persone più esperte, sia nelle poster session che abbiamo avuto a San Francesco. Ne abbiamo avute due, dove i ragazzi presentano il loro lavoro e hanno la possibilità di discutere con le persone più esperte nel campo, e c'è stato molto coinvolgimento. Secondo me è andata molto bene, sono molto soddisfatta, molto più tranquilla. 58esimo corso, come dire, una delle scuole maggiormente storiche per il centro studi Ericino. La professoressa Paola Spadon ha vissuto l'esperienza di partecipare ai corsi tanto come allieva che come docente. La scuola di cristallografia fu fondata nel 1974, 2 anni dopo io sono venuta qui, e da allora sono venuta qui veramente tantissime, tantissime volte. Prima come studentessa, poi come aiutante dell'allora organizzatore locale, il professor Riva di San Severino, e poi sono diventata segretaria esecutiva e adesso sono praticamente responsabile di tutte le finanze della scuola e del normale andamento della scuola. Ovviamente ho 2 valide collaboratrici, con la dottoressa Guerri e la dottoressa Scapin. Noi abbiamo già richieste di future scuole per altri 5 anni. Quindi diciamo abbiamo un lungo passato, ma siamo anche proiettate nel futuro. L'appuntamento con la scienza della cristallografia è per il prossimo anno, stesso luogo, stesso periodo, e sarà il 59esimo corso di cristallografia al centro studi Ettore Majorana di Erice.